Signore e signori, benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi, dopo il grande classico dell'unboxing delle pentole, vi parlo del mio frigorifero, che sembra... cioè, ormai questo canale sta diventando un canale di elettrodomestici, però è quello che sto facendo in questo periodo, quindi di conseguenza è quello che vi porto sul canale. Oggi vi parlo del mio frigorifero perché è il mio nuovo frigorifero, ha una particolarità, ma ora vi racconto tutta la storia. E a mia grande sorpresa mi sono arrivate delle richieste, cioè quando su Instagram mostro il frigo mi arrivano delle richieste nei DM e gli dico: no, assurdo, ma quando ci fai il video? Ah, cazzo, spoiler, ma quando esce il video? E ho detto: boh, ma non volevo farci un video sul frigo. E invece sto facendo un video sul frigorifero, insomma. Prima di iniziare vi lascio lo sponsor di oggi, che è particolarmente interessante. Lo sponsor di oggi è HelloFresh, che è un servizio che ti consente di ordinare dei menu direttamente a casa pronti, ma non pronti nel senso che sono già cucinati, ma che ti arrivano tutti gli ingredienti con le ricette, in modo che tu possa prepararli al momento. Dov'è la comodità? Beh, uno, non devi andare a fare la spesa, nel senso che arriva tutto a casa, scegli tu il giorno e l'ora della consegna, puoi scegliere quanti giorni della settimana coprire con HelloFresh e soprattutto puoi scegliere la quantità di persone a cui è indirizzato il servizio, quindi 2, 3, 4, 5 persone, una famiglia, non lo so. Personalmente la caratteristica che preferisco di HelloFresh è il fatto che gli ingredienti ti arrivano dosati al grammo, quindi non solo non devi misurarli tu, ma anche non ci sono sprechi. Io per questa settimana ho scelto 4 paste, andiamo a vederle insieme. Oh, quanto professionale sembra col frigo e tutto, figata. Ho qui le ricette con le istruzioni, quindi andiamo a vedere cosa mi è arrivato a casa. Abbiamo una bowl di manzo stile banh mi con pickles di carota e cetriolo, hai capito? Tacos messicani di manzo e maiale, pasta e fagioli alla napoletana, un classico, buonissime, pollo in crosta di timo e rosmarino. Direi che proviamo a fare questo molto rapidamente. Questi sono gli ingredienti del piatto: pollo, patate, limone, timo, rosmarino, bietole, formaggio in scaglie e panko. Dovrebbe essere tutto. Ops, no, mancava l'aglio che era nella busta. Perfetto. Ed ecco qui il pollo in crosta di timo e rosmarino, e come vedete è venuto molto molto simile rispetto alla foto di HelloFresh, solo che io non l'ho tagliato, però va bene uguale. Vi lascio il link in descrizione e avete uno sconto fino a 65 euro sui primi 3 box con il codice HelloSurri. Io direi che possiamo tornare al video. Questo è il mio frigorifero, che ha un nome sicuramente, un nome del modello, ma io non me lo ricordo mai nella vita. Eccolo lì, non è sponsorizzato da Samsung questo video, come avete appena visto in realtà dallo sponsor di questo video, però si chiama Twin Cooling Plus. Molto particolare, in realtà io non l'ho scelto per questo modello in particolare, ma l'unica cosa a cui ho fatto attenzione sono le misure. Inizialmente l'idea era di metterlo lì, che era dove c'era il frigo quando ho preso la casa, anche se poi, ragionando su questo angolo, non aveva senso sprecare spazio e ho deciso di metterlo qui. Le dimensioni sono importantissime, infatti sono 60 cm circa, sono 60 x 60 x quasi 2 metri, quando di solito i frigoriferi sono molto più grandi. Il colore l'ho scelto chiaro perché ci stava con la cucina, con tutto un po' il contesto. Partiamo dalla cosa principale. Perché c'è un iPad collegato qui? È un po' per meme. Stavo cazzeggiando su Instagram, come faccio spesso, e avevo l'iPad in mano e ho pensato: ma però questo è magnetico, chissà se si può attaccare alla porta del frigorifero. E allora ho fatto una storia, provo ad attaccarlo, figa, si attacca. Ho cercato su Google e ho scoperto che non è una cosa nuova, una grande scoperta, ci sono tante persone che lo fanno, e quindi niente, io ho l'iPad sulla porta del frigorifero Samsung, tra l'altro, quindi super meme, ed è comodo perché ci mette il calendario. È un photo point, questa è una cosa molto figa secondo me, quando entra qualcuno in casa si va nella sezione foto, si gira tutto e uno viene qui e può fare la foto ricordo che è entrato in casa mia. Non so perché uno dovrebbe fare la foto ricordo, è più una roba per me che per gli altri ovviamente, però è simpatica. Poi ovviamente per ricaricarlo bisogna comunque attaccare il cavo,
ma incredibilmente la batteria dura diversi giorni e quindi non è questo grande problema. Quindi questo è il motivo per cui ho un monitor sulla porta del mio frigorifero, non perché sia parte del modello, ma perché è un iPad che ci ho messo sopra. Un giorno cadrà, ne sono consapevole, aspettiamo tutti quel giorno. Prima di aprirlo, l'altra cosa davvero figa è il LED sotto la maniglia. Quando qua si fa scuro, si fa notte, non avendo ancora delle grandi luci, in realtà è tutta la luce venendo dalle finestre, fa la sua porca figura, è molto bello, soprattutto con l'arancione che viene fuori dai LED e così via, e volendo si può anche disabilitare. Bene, allora apriamo il frigo, che al momento è, in realtà è molto vuoto, non è che ci sia molto, cioè davvero forse avrei dovuto rifarlo col frigo pieno, avrebbe avuto molto più senso. Ci sono solo tipo delle verdure e degli affettati, del formaggio, uova, salse e burro. Sembra quella scena di Fight Club dove gli esplode casa e il tipo fa: no, che vergogna, c'ho solo salse nel mio frigo. Beh, più o meno siamo lì. Però a parte gli scherzi, per le dimensioni in realtà relativamente ridotte, anche se non è minuscolo, c'è un botto di spazio. Abbiamo tre scaffali, potenzialmente se ne potrebbero mettere anche di più. C'è una cosa che io volevo fare in particolare, che è aggiungere il rack per le bottiglie di vino. C'è un tipo, ce ne sarebbero forse 3-4, però secondo me fa comunque comodo, piuttosto che installare una cantinetta che mi va a occupare altro spazio. Come vedete ci sono due cassetti, questo per le verdure e questo che è l'Optimal Fresh Zone. Non so nell'atto pratico cos'è che cambia a livello tecnico, ma in questo cassetto le cose dovrebbero tenersi molto meglio, forse è più isolato, non ne so il motivo. Fatto sta che questo cassetto c'ha questa funzione. Tra l'altro ho comprato uno di questi cose qui perché quando uno ha degli affettati e non li finisce, li mette là dentro, e quindi è un contenitore ermetico dentro la Optimal Fresh Zone. In teoria dovrebbe durare molto di più rispetto al solito. Di qui, come vedete, ci sono diversi scompartimenti, ma non sono utilizzati al momento. Sinceramente non saprei manco che cazzo metterci qua sopra. Le salse posso mettere solo qui perché qua non ci entra. Oh, sentite il beep? Questo è il frigo che mi avverte di chiudere. Door Alarm, guarda qui, che sta bippando perché è aperto da 2 minuti e quindi dice: uè, stronzo, guarda che qua stiamo consumando elettricità, e quindi cioè stiamo sprecando freddo più che altro. Va bene, parliamo un attimino dei controlli. Come vedete c'è fridge, freezer, quindi abbiamo il frigo, abbiamo il freezer, c'è il door alarm, c'è il lock, si può impostare il led che si accenda o meno e tante altre funzioni. In questo momento io il freezer l'ho impostato a 2 gradi. Cosa vuol dire? Che in realtà anche sotto, questo è il freezer, anche sotto in teoria è un frigo, quindi io ho 3 bei cassettoni che potrei utilizzare per metterci verdure o altre cose, e al momento l'ho impostato in questo modo perché non ho necessità del freezer, quindi al posto di sprecare energia per tenerlo a, non lo so, vediamo, abbiamo premuto, vediamo dove arriva, meno 19 gradi, ecco, mi sembra magari un po' too much, lo farei tornare onestamente ai 2. Si può mettere anche il frigo in modalità vacanza, insomma c'è un botto di funzioni che, devo dire la verità, sono davvero davvero fighe. Anche se nessuna di queste funzioni è stato il motivo per cui ho acquistato questo frigorifero, io ho guardato solamente le dimensioni. Sì, che è una cosa un po' stupida da fare, ho avuto culo che invece è un ottimo prodotto, però insomma è andata così. Un'altra funzione davvero ma davvero figa è che ha la possibilità, non mi ricordo neanche com'è che si fa, ma tipo premendo i 2 tasti insieme, una roba del genere, c'è la possibilità di far sì che tu inserisci ad esempio, non lo so, una bottiglia di vino che hai appena comprato ed è temperatura ambiente, tu invece la vuoi fresca da servire, oppure vuoi, non lo so, raffreddare un ingrediente che hai bisogno freddo, hai la possibilità di mandare tutto il frigo in iper tipo freddo, non so neanche tecnicamente come si dice, sì basta ho capito, non so neanche tecnicamente com'è che si dice, lo mandi in iper freddo per tipo 15-20 minuti e lui va tipo meno 20 gradi e riesce a raffreddare tutto molto in fretta, quindi è una figata. E sì, e questo è il mio frigo, incredibile, ma vero? Ho appena fatto un video in cui vi mostro il mio frigo. Considerando che qualche anno fa mi sa che ho fatto un video sulla lavatrice, stiamo volando davvero, ma proprio altissimi, livelli mai visti prima su questo canale, più o meno. Bene, quindi da me e dal mio frigo è tutto, io vi ringrazio tantissimo per la visione, grazie a HelloFresh per aver sponsorizzato questo video, e noi ci vediamo nei prossimi giorni con dei nuovi contenuti. Ciao a tutti.